Il progetto I sapori dello zafferano è arrivato a conclusione. La giornata si è svolta a Navelli. È stato un momento molto importante per capire l'importanza e la qualità dei prodotti tipici locali. Lo zafferano, ovviamente, è stato il re della giornata, ma non solo. Si sono potuti degustare ceci di Navelli, vino, olio di altissima qualità e tanti altri prodotti. L'obiettivo era proprio quello di coinvolgere operatori, ristoratori, ma anche di far comprendere un pochino a tutti l'importanza che ha il prodotto di qualità. Prodotto di qualità che non è solo lo zafferano, che è il fiore all'occhiello della produzione della nostra regione, della zona dell'Aquila e di Navelli in particolare, ma si abbina poi a tante altre produzioni di altissima qualità. Una serie di prodotti che vanno a valorizzare tutto il territorio e che non sono prodotti fini a se stessi, cioè non sono solo da vendere appunto come prodotto di commercio, ma anche da utilizzare come volano, come incentivo a vendere tutto il territorio, quindi dal punto di vista dell'ospitalità, del turismo, dell'accoglienza, della natura, della riscoperta delle tradizioni, dei nostri borghi, quindi tante cose che il nostro territorio può offrire. I produttori di zafferano e più nello specifico la cooperativa Altopiano di Navelli è sempre vicina a queste attività, proprio perché crede fortemente alla valorizzazione. Valorizzazione e incentivo alla produzione che però è sottovalutata dalla politica. C'è bisogno di dare una spinta a questo zafferano, alla produzione di questo zafferano. La produzione sta scendendo, ma sta scendendo vertiginosamente. Allora c'è bisogno veramente di una forza, di volontà di andare avanti e di riprendere almeno la produzione degli anni passati. Abbiamo fatto richiesta per le reti elettrosaldate per fare le recinzioni per difenderci dai cinghiali. L'hanno messo il PSR, hanno messo la voce delle recinzioni. I contributi sono accessibili a minimo a 5 ettari. Ma ci rendiamo conto? Le recinzioni devono essere fisse almeno per 3 anni. Ma ci rendiamo conto che noi abbiamo un disciplinare della DOP che dobbiamo rispettare, che ogni anno dobbiamo cambiare terreno, dobbiamo cambiare particella. Altrimenti non possiamo essere riconosciuti dalla DOP. E allora la regione ci dice, sì, abbiamo pensato pure per voi, vi diamo i contributi per la recinzione, però butta a casa questa recinzione 5 ettari, ma 5 ettari di zafferano si può dire che non sarà in tutta la piana. Abbiamo parlato, siamo andati dall'assessore all'agricoltura, sì, le promesse sono state tante, facciamo qua, facciamola alla fine, ci troviamo abbandonati. Ecco, noi la cooperativa abbiamo messo su questa banca dello zafferano a spese nostre.